abbaiare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nella festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa, Omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Mezzo delle sue sante piaghe, ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge gloriosa dalle tenebre del cuore e dello spirito.
Lumen Christi. Deo gratias. Lumen Christi. Deo gratias. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore. E questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni
del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico figlio Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva sulla terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati, se lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte bella,
hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente acceso in onore di Dio, pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della luce che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Salgate come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo Figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora, in devoto raccoglimento, la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo Dio, nostro Padre, perché conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua.
Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. E siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi. La fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili,
e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra, e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto, e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra di monti stavano le acque. Acque sorgive perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame,
e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio, rispose, eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu
temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio Padre dei credenti, che comandi a tutti gli uomini, che hai dato a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi le promesse fatte ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni. Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della sua chiamata, per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni
il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, cosicché entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, cosicché a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria». «Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria». Voglio cantare al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare. Il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, superbe la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che nelle tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. O Dio, anche ai nostri tempi, vediamo risplendere i tuoi prodigi antichi che facesti con la tua mano potente per liberare non un solo popolo dall'oppressione del nemico, ma lo compì attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera si è accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele,
ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore. Oracolo del Signore Dio. Quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi, vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, volgi lo sguardo sulla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi l'opera predisposta nella tua misericordia. Tutto il mondo
veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo del Cristo che è principio di tutte le cose. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis laudamus te, benedicimus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Genite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Matris, qui tollis peccata mundi, nostra sedes ad esteram Patris miserere nobis quoniam tu solus sanctus tu solus Domine. Santo Spirito, in gloria Dei, amen. Preghiamo. O Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della resurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Andiamo. Reverendissimo Padre, vi annunzio una grande gioia, l'alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre essi erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Permettete che saluti innanzitutto coloro che tra poco riceveranno il battesimo, i ragazzi e le ragazze che riceveranno la cresima, e soprattutto saluto quelli che tra di voi per la prima volta entrano in una chiesa cattolica e per la prima volta assistono a questa veglia. Forse ci sono anche cattolici che per la prima volta assistono, ma è a loro che mi rivolgo, così comprendono tutti, perché questa è una veglia particolare, è una celebrazione particolare in cui noi comprendiamo il senso della vita cristiana. Voi avete visto, noi abbiamo cominciato al buio ed è importante rendersi conto che all'inizio c'è il nulla, che nella nostra vita, nella nostra vita, senza la luce saremmo al buio. Se di botto si spegnessero le luci, noi non vedremmo più nulla. La luce è il simbolo della presenza di Dio nella nostra vita. È per questa ragione che noi abbiamo iniziato la veglia nel buio più assoluto, ad indicare che nella nostra vita abbiamo bisogno non solo che i nostri vedano, ma anche il nostro cuore veda. Ed è attraverso l'incontro con Dio. Ma come si fa a vedere Dio che è così lontano? Ecco quindi che noi in Gesù lo vediamo, lo tocchiamo. E questo cero che vedete qui, davanti al quale prima Padre Alberto ha cantato all'inizio quel canto che si chiama il Preconio Pasquale, cioè il canto con cui la comunità cristiana inizia questa grande veglia ricordando la storia fin dall'origine della salvezza. Bene, questo cero è il cero pasquale che per noi cattolici, per noi cristiani, è il simbolo di Cristo risorto. E dove lo troviamo soprattutto? Lo troviamo accanto al nostro battesimo. Quando siamo battezzati, quando battezziamo qualcuno, da questo cero viene accesa quella candela che poc'anzi voi avevate in mano, simbolo della luce che da Dio viene e che si trasmette a noi. Lo troviamo accanto alle bare, nei funerali, solo questo cero, ad indicare che questa luce che ha accompagnato durante tutta la vita, lo accompagna, lo introduce nella luce eterna. E c'è una bellissima preghiera che dice proprio così: l'eterno riposo dona loro il Signore, splenda ad essi la luce eterna. Questa è la luce che splenderà per sempre. Dopo voi avete visto, abbiamo ascoltato diverse letture, le abbiamo tagliate un po' perché soprattutto chi non fosse abituato non sentisse questa veglia troppo lunga, anche se nella tradizione cristiana questa è una veglia che dura tutta la notte, perché è una, come ha cantato prima, è una notte santa. Ebbene, se voi avete seguito nelle letture, noi abbiamo percorso la storia dell'umanità, la storia della salvezza,
abbiamo cominciato con la creazione, poi ci siamo fermati sulla storia di Abramo, Abramo che sta sacrificando suo figlio, poi siamo passati a Mosè e il popolo che esce dall'Egitto e attraversa il Mar Rosso per andare nella terra promessa. Poi abbiamo ascoltato il profeta Ezechiele che ci promette ciò che avverrà, perché come ciascuno di noi siamo sempre presi da un grande desiderio: che cosa succederà, come faremo, cosa fare nella nostra vita. Ebbene, voi avete sentito che Ezechiele parlava di un'acqua viva, parlava di un cuore nuovo. Questo era l'Antico Testamento. Questa notte, che è una notte particolare, serve normalmente per ricordarci quali sono i punti fondamentali della nostra vita cristiana. Abbiamo detto partiamo dal cielo, che è la luce, ma poi è la parola di Dio. È per ricordarci che la parola di Dio è ciò che nutre la nostra mente, ma nutre soprattutto il nostro cuore, nutre la nostra fede. Voi avete visto, dopo l'ultima lettura dell'Antico Testamento, noi abbiamo cantato l'Alleluia. Ci sono tre parole che non sono traducibili in italiano e sono Amen, Osanna e Alleluia. Sono tre parole che sono prese dalla tradizione ebraica proprio perché ci ricordano che noi si affacciamo parte di un popolo. E voi avete sentito che le due letture del Nuovo Testamento, una era di San Paolo, ma poi era il Vangelo, e attiro l'attenzione vostra sul Vangelo, perché avete sentito, era il racconto della risurrezione secondo l'Evangelista Matteo. Ma se avete seguito attentamente, voi avete sentito che alla fine il Vangelo di Matteo, ed è proprio la conclusione, si conclude così: Gesù che dice ai discepoli: andate, battezzate tutto il mondo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco perché la veglia pasquale è la veglia in cui si fanno i battesimi, non solo i battesimi, in cui avvengono i sacramenti, viene dato i sacramenti della iniziazione cristiana, che sono i tre che formano un unicum, una sola cosa: il battesimo, la cresima e la comunione. Per cui adesso ciò che avverrà sarà la benedizione dell'acqua, perché l'acqua che voi avete sentito nel Mar Rosso, quest'acqua che si è aperta per far passare il Mar Rosso, cosa fa? Per far passare il popolo ebreo, cosa ha fatto? Ha distrutto gli egiziani e ha liberato gli ebrei. L'egizio e il faraone sono il simbolo, nella simbologia cristiana, è il simbolo del male, è il simbolo del peccato. E quest'acqua che purifica, che difende e che aiuta è l'acqua che tra poco noi considereremo come il simbolo importante nella nostra vita, non solo di purificazione ma anche di illuminazione, cioè è l'acqua che è stata resa santa dalla morte e risurrezione di Gesù. Per cui voi ascolterete la preghiera che dirò tra poco e poi avverranno i battesimi. Sarà come se la Chiesa partorisce questa sera nuovi figli. Siate felici di essere cristiani, perché essere cristiani vuol dire far parte di un popolo che nasce, come avete sentito, da lontano e che continua nei secoli. Siate felici di essere cristiani. E non vergognatevi mai di dirlo, perché quello che avviene questa sera è qualcosa di straordinario, che cambia la vita, che ti dà nel cuore la possibilità di guardare con occhi diversi tutta la storia tua personale e degli altri. Dopo il battesimo vi invito a seguire attentamente ora questa parte, che come vedrete prevede anche delle invocazioni ai santi. Perché? Perché in questa chiesa, quando noi parliamo di chiesa, includiamo i santi
tutti coloro che ci hanno preceduto, e poi con la benedizione dell'acqua avremo la possibilità, avremo la gioia di dare il battesimo a ben 13 dei nostri catecumeni, e altri ragazzi riceveranno la cresima. Insomma, questa notte è una notte felice, perché la nostra Chiesa aumenta in numero, e anche perché questa sera riceviamo un dono straordinario, anche per chi è battezzato, il dono di una fede rinnovata. Chiedetelo e insieme lo otterremo. Carissimi, accompagniamo con la nostra unanime preghiera i candidati al battesimo, perché Dio Padre Onnipotente, nella sua grande bontà, li guidi alla fonte della rigenerazione. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, prega per noi, San Michele, prega per noi, Santi Angeli di Dio, pregate per noi, San Giovanni Battista, San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio d'Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi. Sant'Agnese, prega per noi. Sant'Emidio, prega per noi. Santi martiri di Cristo, pregate per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, San Domenico, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. San Giovanni Maria Vienne, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa d'Avila, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore. Ogni male.
salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Salvaci, Signore, la tua incarnazione. Salvaci, Signore, la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore, il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore, noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dona la grazia della vita nuova nel battesimo a questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo amore. Manda lo Spirito di adozione a suscitare un popolo nuovo dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua potenza, per Cristo nostro Signore. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché continuassero in germe, contenessero in germe la forza di santificare, e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue d'acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discendi, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
Ora, carissimi, mi rivolgo a voi catecumeni, ma vi rivolgo anche a voi tutti che siete battezzati in questo momento. Loro faranno per la prima volta le promesse del battesimo e voi le rinnovate. Carissimi, è giunto il momento della scelta definitiva della sequela di Cristo e della rinuncia a tutto ciò che si oppone al suo nome. Vi invito pertanto a rispondere con dedizione, con decisione a queste domande. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Rita, la mano sulla bocca. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mariano. Mariano, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Davide. Davide, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maria. Maria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francesco. Francesco, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sofia. Sofia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Elena. Elena, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lucia. Lucia, io ti battezzo nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Vittoria. Vittoria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Miriam. Miriam. Miriam, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Luca, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maria. Maria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi figli, siete diventati nuova creatura e avete e siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò le vesti bianche e portatele senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per la vita eterna. Avvicinatevi ora al cero pasquale, padrini e madrine, per consegnare poi ai neofiti il simbolo della luce. Siete diventati luce di Cristo,
luce in Cristo. Camminate sempre ora come figli della luce, perché perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Ed ora completiamo il rito del battesimo, dopo il battesimo il sacramento della confermazione, a cui si uniranno anche coloro che debbono ricevere la cresima. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli, egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico figlio. Preghiamo tutti, invito tutti a pregare in silenzio per questi che riceveranno il dono dello Spirito Santo. Invochiamo insieme in silenzio lo Spirito Santo. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore.
Ora, dopo aver amministrato il sacramento del battesimo e della cresima a questi nostri neofiti e il sacramento della cresima a questi nostri amici che hanno ricevuto il battesimo da bambini, ora è il momento in cui benediciamo, in cui abbiamo già benedetto l'acqua, ma è l'acqua che ricorda il battesimo per tutti noi. Io passerò tra poco a benedire tutti voi. L'acqua, come dicevo prima, che è simbolo di purificazione ma anche di illuminazione, che ci introduce profondamente in Gesù Cristo morto e risorto. Fratelli e sorelle, in questa solenne liturgia la Chiesa celebra la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. L'annuncio pasquale ravvivi la nostra fede e ci doni gioia e speranza. Nei momenti importanti la Chiesa ci invita a pregare. Mentre rendiamo lode al Signore per il dono del battesimo, della cresima che questi nostri fratelli e sorelle hanno ricevuto, ora rivolgiamo la nostra preghiera al Signore perché l'annuncio pasquale ridesti la nostra fede, ci riempie il cuore di gioia e dia speranza alla nostra vita. Preghiamo insieme dicendo: Signore risorto, ascoltaci. Signore risorto, ascoltaci. Per la Chiesa universale, affinché continui a far risuonare nel mondo l'annuncio gioioso di Cristo risorto, preghiamo. Signore risorto, ascoltaci. Per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni e tutti i pastori della Chiesa, affinché, rinnovati continuamente dallo Spirito Pasquale, possano costruire la comunione visibile nella fede, tenendo viva in loro la grazia del ministero ricevuto, preghiamo. Signore risorto, ascoltaci. Signore, dona alla Chiesa vocazioni al sacerdozio ministeriale, alla vita religiosa e consacrata, perché si possa attualizzare il Vangelo della Pasqua superando le sfide culturali del tempo presente. Preghiamo. Signore risorto, ascoltaci. Per i nostri fratelli che in questa santa notte
hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, risorti con Cristo a vita nuova, siano veri testimoni del Vangelo in comunione con la Chiesa. Preghiamo. Signore risorto, ascoltaci. Per coloro che hanno ricevuto il sacramento della confermazione, perché, radicati nella fede e fondati nella carità, possano rendere visibili i doni dello Spirito ed annunciare al mondo la risurrezione di Cristo. Preghiamo. Signore risorto, ascoltaci. Per le famiglie cristiane, il Signore che ha posto nella comunione sponsale il sigillo della sua presenza renda le nostre famiglie cenacoli di preghiera, intime comunità di vita e di amore a immagine della Santa Famiglia di Nazareth. Preghiamo. Signore risorto, o Padre, accogli le nostre preghiere. La potenza della risurrezione del tuo Figlio si manifesti dovunque nel mondo e cresca il desiderio di lavorare per quel cielo nuovo e quella terra nuova che tu hai preparato per coloro che credono in te, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio che è gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sante Miglie e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Conferma nell'impegno cristiano i tuoi figli che oggi, mediante il battesimo e il dono dello Spirito Santo, hai chiamato a far parte del tuo popolo, e fa che camminino sempre in novità di vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte gloriosa della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome di Cristo risorto, donatevi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Vorrei cogliere questo momento per ringraziare chi ha curato la preparazione di questi catecumeni. Petrina, che mi pare che oggi sta in parrocchia questa sera, però c'è il diacono Scatolini e poi c'è Cinzia, quindi grazie per aver preparato questi nuovi neofiti, i quali porteranno questa veste bianca tutta la settimana e domenica prossima la deporranno. E domenica prossima, che è la domenica della Divina Misericordia, si chiama proprio così, Domenica in Albis, perché era una frase latina che vuol dire in habilis deponendis, cioè era il giorno in cui i neofiti, neofita significa battezzato da poco, toglievano l'abito bianco che normalmente veniva dai cristiani conservato e con l'abito battesimale venivano poi nella loro morte sepolti, proprio ad indicare che questa è la vita della grazia che hanno preso, sono simboli che ci richiamano questo. Ora io vorrei dare un saluto particolare a quelli che fanno la cresima. Questa sera avete rivissuto il battesimo anche. Avete rivisto un po' il vostro battesimo e avete capito quanto sia legato la cresima al battesimo, sono intimamente collegati. E la cresima conferma il battesimo. Prima di chiudere, come faccio sempre, vorrei affidare alla Madonna, voi che avete ricevuto il battesimo, ma anche voi che avete riuscito la cresima, e preghiamo insieme con una piccola formula che leggiamo ad alta voce tutti insieme. O Maria, nella tua materna andono interamente, sicuro di ottenere quello che ti chiedo. Di te mi fido perché sei la mia dolce madre, in te confido perché sei la madre di Gesù, a te mi affido. In questa fiducia riposa sicura di essere in tutto esaudito. Con questa fiducia nel cuore ti saluto, madre mia, fiducia mia. A te interamente mi consacro, pregandoti di ricordarti che sono cosa e possessione tua. Guardami e difendimi, o dolce madre, e in ogni istante della mia vita presentami te stessa al tuo figlio Gesù. Questa è una preghiera che ha composto una mamma, che è una santa, Santa Giovanna Battista Molla, che è morta dando alla vita il suo figlio. Per non fare l'aborto l'ha portata avanti ed è una bella preghiera che potete portarvi come ricordo del battesimo e avete la protezione anche di questa santa. Non so se il parroco deve dire qualcosa. Bene, allora dopo la fine facciamo le foto di rito e poi voi che avete fatto la cresima e il battesimo venite in sacrestia perché lì facciamo le formalità previste dalla registrazione eccetera. Vorrei ringraziare il coro che ci ha guidato, ci ha accompagnato. E ora concludiamo con la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inate il capo per la benedizione. In questa notte santa di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen.
Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Siate testimoni gioiosi di Cristo risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.